Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con un nuovo tag. Tag, cosa c'è nella mia borsa? Questa qui è la borsa che ho utilizzato per andare a Cattolica. E iniziamo subito a far vedere cosa c'è dentro. Ah, questa qui è la borsa, invece che me l'ha comprata mia nonna in un negozio, che però il problema è che non so proprio perché. Me l'ha comprata circa un anno fa, perché era novembre 2014. 2015, più o meno un anno fa. E devo dire che è molto molto comoda, è molto molto capiente e quindi io la trovo molto molto pratica. Allora iniziamo subito. Come prima cosa ho l'acqua, perché io senza l'acqua non posso propriamente vivere, cioè nel senso sono in viaggio perché alla fine Cattolica da me è un po' distante, ci vuole 2 ore circa e quindi l'acqua è la mia vita. Poi prendo al ristorante, logicamente l'ho lasciata perché siamo andati in compleanno, logicamente l'ho lasciata in macchina, però durante il viaggio nella mia borsa c'era. Poi ho questo beauty che praticamente mi è stato regalato da mia zia per il compleanno. Come potete vedere, qui è sporco di smalto. Qui dietro si è macchiato non so con cosa. E dentro ho alcuni assorbenti, cerotti, che sono importanti, vari profumi, tipo quello di Chanel, poi Bulgari e un altro di... Aspettate, ah, di Coco Chanel, quindi ce ne sono soltanto due. Poi una cremina che mi era stata data come prova, ma tantissimo tempo fa, di Dior, è ancora qui. Non che sapevo di averla, veramente. Poi ho un elastico, importante, tantissimo. Ah, una penna che però probabilmente non scrive. Adesso provo. Ed infatti non scrive, una penna che non scrive a cosa serve, non fa niente, la teniamo in borsa perché la riempie. Andrea, poi ho... Ah, questo piercing, che in pratica mia mamma mi ha vietato di mettere, perché poi si allarga il lobo qua e là, all'orecchia, e quindi sta in borsa così intanto per, e poi niente, è finito. Poi abbiamo occhiali da sole, importanti perché appunto ieri c'era il sole, ho detto vabbè li porto. Occhiali da sole, ultimo se casca. Poi abbiamo cuffiette per il mio iPhone. Una spazzola importantissima, questa è una spazzola tipo che mi hanno regalato quando facevo l'asilo, credo, per un compleanno, mi ricordo, e però mi è molto molto utile perché tipo, c'è una macchina per sistemare i miei capelli, faccio una pettinata veloce, insomma i capelli, quei capelli elettrizzati che mi sono venuti quando stavo attaccata al sedile, insomma questa me la toglie. Quindi molto molto importante tenere una spazzola in borsa, datemi retta. Poi ho salviettine intime della Fria. Sì, anche il prezzo è importante. Poi ho un elastico, così in borsa. Profumo della Essence al candy shop. Guardate cosa ho trovato. Non ci posso credere, non l'avevo mai visto. Cioè, nel senso, chissà da quanto tempo sono qui. Ve li ricordate? Antaro, oddio che belli! Cioè, capito, ritrovi cose che non sapevi nemmeno di avere. Andiamo avanti! Ah, il portafoglio, cosa importante, di Hello Kitty. Portafoglio, sì. Poi, una lima, questa qui della Essence, che è molto molto pratica. Molto molto pratica perché ha la scatoletta in plastica e quindi non si sciupa, cioè nel senso rimane intatta. Poi abbiamo, questa qui la custode per il tablet, con cui adesso sto registrando il video, che era di una borsa, l'ho staccata perché non ci facevo niente la borsa e ho deciso di utilizzarla come porta tablet, devo dire è molto comoda. Poi burro cacao della Glisoboil Grisold. Fazzoletti importanti. Già scatto. Questa qui di pupa con dentro tre rossetti. Questa qui sempre della pupa, però questa volta con tre rossetti e tre ombretti. Molto utile quando sono in viaggio perché è appunto una risucatina. Poi ho questa pochette qui che dentro c'è in pratica il caricatore, si apre la faccia,
il caricatore e il porta caricatore, questo qui della Pepsi, cioè che in pratica è la batteria portatile, perché faccio che sono fuori casa e non sarei potuto, se al ristorante c'era una presa, quindi ho detto questa me la porto sempre per sicurezza, se poi mi si scarica come faccio. Poi ho un mollettone che non so cosa mi serve, ecco questa pinzetta che proprio non trovavo, e eccola qui, oddio, e non so perché sta in borsa, cioè io certe volte faccio le cose senza testa. Poi luce labbra della Deborah Milano, ho sbattuto. Poi eccolo, questo qui in pratica è un mascara della Deborah, è bellissimo, in pratica cioè non lo ritrovavo, infatti tipo per la mattina, no, tipo non riesco a truccarmi a casa, mi devo portare sempre quello grande da mettermi tipo in pullman, così non me lo metto mai, però la sicurezza, cioè nel senso, una volta che me lo voglio mettere, non lo ritrovavo e stava qui dentro. È un sacco pratico perché appunto è piccolino e è molto molto, cioè riesco a maneggiarlo. E poi questo profumo della Balenciaga, cioè tipo ho 5-6 profumi dentro la borsa, poi ti dico sempre quei uno, però le prove ci stanno. Poi ci sono due tasche, fazzoletti usati, altri cerotti perché tipo mi casco, io non so camminare, sono una bambina di 5 anni, e niente, ecco tutto quello che c'è nella mia borsa. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. Se come video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Magari scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi avete qualcosa di quello che ho io nella borsa. E niente, seguitemi su Instagram e su Facebook se volete, vi lascio tutto sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, perché sono sicura che tutte quelle che mi seguono su Instagram ancora non si sono iscritte al mio canale. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!